Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Vi voglio sempre in piena forma, spero di trovarvi appunto in buona salute, sempre interessati al dialetto, mi raccomando, solito quaderno, solita penna per prendere gli appunti che vi voglio sempre, studenti disciplinati e diligenti. Non so se avete visto che la puntata è iniziata con delle bellissime immagini su delle montagne che circondano i luoghi in cui siamo. Vedete benissimo che non si tratta del Baldo, non c'è lo Stivo, la Rocchetta, Pichea, perché non siamo nell'Alto Garda. Siamo, pensato un po', in Val di Sole, semmeno in su dai Solandri, tanto per dirla in dialetto. Val di Sole ed esattamente a Malé. Perché? Perché ho voluto, con questa puntata, mettere a confronto il dialetto solandro con il dialetto altogardesano. E per fare questo, naturalmente ho bisogno di un ospite, perché io il dialetto solandro non lo conosco, non l'ho mai parlato, quello altogardesano sì, fin da piccolo, ma quello solandro evidentemente no. E allora ho trovato il maestro Marco Valenti, qui di Malé, maestro, quindi una persona colta, che intanto lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Un carissimo saluto Marco. Grazie dell'invito, vedete che siamo a casa sua, non so se vedete da come siamo circondati, da delle pietre che fanno bella mostra di sé dietro le nostre spalle, ma ne abbiamo anche qui a fianco, davanti, che voi probabilmente non vedete, perché il maestro Marco Valenti è anche un appassionato geologo, studioso di sassi, per dirla in dialetto. Fra l'altro Marco Valenti è stato anche il maestro, lo dico, anche se lui cerca di essere schivo, ma no, però è storia, è stato il maestro della Samantha Cristoforetti. Quindi, insomma, ho qui un personaggio che mi dà oggi la possibilità di fare una puntata un po' interessante. Ecco, vedete, già lui dimostra questo suo atteggiamento schivo, ma d'altro canto è storia, quindi la storia va raccontata. Quindi, di nuovo, grazie maestro. Allora, prima di tutto, mi dica qualcosa appunto di questo suo passato di maestro con la Samantha Cristoforetti. Come mai la Samantha Cristoforetti ha deciso di salire verso le stelle? Ma c'è un qualcosa che può richiamare Non è certo dipeso da me, anche se lei ha richiamato me in una intervista col Fabio Fazio. Ecco. Certo. Poi la sua strada se l'è percorsa completamente da sola, naturalmente con l'aiuto di altri insegnanti ben più preparati di me. Comunque lo stimolo, che è importantissimo, gli stimoli sono dati sempre nei primi anni di vita, nei primi anni di scuola, quindi certamente il maestro Valenti, anche se lui dice che non era, comunque un qualche stimolo importante l'ha dato. Passiamo però al secondo aspetto, questa sua passione per le pietre, per la montagna, ecco, perché le pietre che qui vediamo riguardano un po' la valle. Riguardano tutto il mondo, anche se molte di queste provengono da tutto il mondo proprio per molti scambi che io ho fatto con altri ricercatori provenienti da tutte le zone del mondo, ecco. Sia in Italia che all'estero, come Monaco di Baviera, ma comunque
Quindi una passione È che una risale. passione che si integra con la passione per la montagna. Okay. E risale questa passione quindi fin da piccoli. Sì, fin da ragazzo ho sempre avuto passione per la montagna e per la conoscenza dell'origine delle nostre montagne, che poi successivamente ho approfondito, grazie anche alla collaborazione e all'aiuto di altri appassionati ben più qualificati di me. Ecco, io voglio ricordare il professor Avanzini, voglio ricordare il dottor Vincenzo De Michele, già conservatore al Museo di Milano, Matteo Boscardin, autore di parecchi scritti e di volumi di mineralogia. Ecco, e comunque io devo ringraziare molta gente che in qualche modo mi ha aiutato teoricamente e praticamente In questa in passione, questa passione. passione che continua ancora, Sia mi per la pare. montagna, sì, continua ancora, anche se le gambe non sono più quelle dei 30 o 40 anni. Ho capito. Comunque la Ecco, passione aiuta sempre la un po' passione c'è, ad integrare, ecco, diciamo che è come le biciclette assistite, diciamo che la passione fa da motorino per la bicicletta da assistita. traino, Esatto, ecco. quindi le gambe sono assistite da questa grande passione che c'era prima ma che continua tuttora. Bene, dopo questo preambolo introduttivo che era d'obbligo per presentare l'ospite che ho qui oggi, passiamo adesso al dialetto, perché ho detto che mi interessava un po' sentire un po' com'è il dialetto solando, sentire un attimo queste caratteristiche. Dicono che il dialetto solando è molto impegnativo sul piano della comprensione, della lettura, quindi, e anche della scrittura. Allora, Marco Valenti si è gentilmente prestato a leggerci. Anzi, prima a parlarci di due poeti dialettali, uno recente che è morto da poco, Teresin, mi pare. Sì, è un nomignolo attribuito ad Edoardo Redolfi di Mezzana, detto Edoardo Redolfi di Mezzana, detto Teresin. Ecco. Teresina. E l'altro E invece l'altro è Giovanni Sartori da Croviana, di cui poi non so altro. è. Ecco, non Io c'è una biografia. conosco, no, io ho cercato, ma non ho trovato nient'altro che questa poesia che per la verità è, diciamo, molto conosciuta in valle o soprattutto in questa zona della valle, divertente, arguta, profonda, vivace, curiosa, diciamo, veramente, veramente apprezzata dalla base. Allora abbiamo scelto bene, perché è una poesia popolare, diciamo così. Popolare dopo. Allora, Marco adesso, sempre a cortesia, ce la legge e se ci fa anche la traduzione simultanea, così possiamo anche commentare queste parole magari un po' diverse da quelle nostre altogardesane. Grazie. Il viaggio a Parigi, avventure di viaggio di Giovanni Sartori nell'anno 1878, partendo da Malé alla volta di Parigi. Nel 1878 hai riscià interno all'ot. Sentivi tanti a far prodigi, fai sulla sportola e vai a Parigi. Ecco, allora lo fermo subito perché adesso gli chiedo di tradurmi subito. Intanto en viace, Viaggio e con la C viaggio. dolce. Sì, Ecco, sì. voi per indicare la C dolce ci mettete qualche segno, una cediglia, No, niente. no, niente, Mettete niente. la Viaggio, cista, così, ecco, così viace, proprio. Sì. perfetto. Quindi un viaggio a Parigi, A Parigi. il viaggio a Parigi. Ecco, se mi traduce allora Nel nel 1878 ho rischiato un terno all'otto. Io sentivo tanti a far prodigi, perciò. E fai la sporto, cioè la borsa, La la valigia, valigia e vai e vado a Parigi. quindi ho fatto preparato la valigia e sono E andato a Parigi. me ne sono andato. Questa è la prima strofa, andiamo alla seconda. Quando hai passato il Pondasi, vei mente stome c'en grande asi. E perché il mal bel bel el nes, sonna a pe fina chaudes. Ecco, questa seconda strofa mette in evidenza però alcuni passaggi un po' difficoltosi alla nostra comprensione giù dell'Alto Garda. Lo sentiamo la traduzione. Traduco, quando ho passato il Pondasio, Una una piccola località. frazione vicina a Malé, mi è venuto nello stomaco un gran disagio. Ecco, disagio, leggiamo come Desasi. desasi. Ecco, il disagio è il E desasi. perché il male pian piano se ne andasse, sono andato a piedi fino a Caldes. A Caldes, perfetto, e qui abbiamo terza strofa. Per quietar le mie budele, bevi in quartina il chiapele, poco i pensieri d'emporfiol, hai passato il ponte a Mostizzol.
E anche qui Allora, è abbastanza. per tranquillizzare le mie budelle, Budella. il mio intestino, ho bevuto un quartino alle Chiapelle. Le Un'altra Chiapelle, località. sì, è una serie di frazioni di Ho Caldese. capito. E difatti è scritto maiuscolo. Esatto. Poi, coi pensieri di un povero figlio, ho passato il ponte a E Mostizzolo, questo che è il ponte termine chiaramente della che Valle di separa, Sole. certo. Anarfor parel fae, parevi tranquil ma pugendre. Quando so stal chiatar, me son messa a lagrimare. Ad andare verso il fae, è una località, diciamo, prima della piana che porta Cles, parevo tranquillo, più di un re. Quando sono stato al santo del Catare, come lo chiamano poi, Sì. mi sono messo a lacrimare. E venne men che chi blemosa, che magnavi con la mia sposa, e chi sa mai che pare il mondo non cogna magnar de merdantondo. Ecco, qui adesso spieghiamo perché ci sono alcuni passaggi un pochettino complicati. Allora. Mi sono venute in mente quelle scodelle di Mosa. La Ecco. Mosa Sì, sarebbe quella la conosciamo anche noi. Ecco, un però mi piace questo, mi è venuto in mente, Kible, Cible, cioè sarebbe quel, scodelle di legno. a scodelle. Sarebbero quelle scodelle di legno, ecco, che si usavano una volta Sì, sì, sì. quando ancora nelle cascine rurali, Certo. ecco, che io mangiavo con mia moglie, Certo, mi quei sposa. magnavi con la mia sposa. E chissà mai che per il mondo io non debba mangiare uno stronzo, Ho capito. perché dice qui de merdantondo, e quel de merdantondo sarebbe, Certo. l'abbiamo capito. Ecco, invece chiedo, questo me sposa, vedo che c'è un accento, Sposa, come con mai la mia sulla A? sposa, no, qui Qui c'è probabilmente un c'è un errore, errore, con la mia probabilmente. sposa, sì, Sposa no. chiuso come Sì, noi, non probabilmente sposa chi in ha scritto italiano, forse ha ha fatto qualche, sbagliato. Beh, è andiamo all'ultima. probabile. Vi dico subito che questa storiella è lunga ben sette Sette pagine. pagine. Noi leggiamo ancora una strofa e Poi poi magari basta, ci dice com'è andata a finire la certo. storiella. Sentiamo Ma l'ultima strofa. forse magari posso passare avanti leggendovi Sì, va bene. qualcuna che, ecco. Allora, saluta un po' tutti. Addio, ti pura bella Croviana, bella con una L sola. Addio, Bella, certo. ti pura bella Croviana, con tante vacche e una sol ciampana. Addio parenti, addio amici, passa se podè giorni Felici. felici, vado avanti. Amave tutti, odiane gun, tanto in privato che Nel nel comune. comune. Chien Dio l'auter coi nostri sberi, saremmo portati al cimiteri. E qui Traduco. facciamo. Allora. Addio anche a te, bella Croviana, con tante vacche, mucche, e una sol La campana. campana. Addio parenti, addio amici, passate se potete giorni Infelici. felici. Amave tutti e non odiate nessuno, tanto nel privato che nel pubblico, poiché un giorno o l'altro, con i nostri stracci, saremo portati al cimitero. Ecco, volevo farvi notare le doppie qui, no? Per esempio, vacchie, Sì, le vacche. ci mette due C. Sì. Poi addio con due D. E anche È bella, giusto, si mette bella bella però con Croviana con una un'anella. sola Ecco, però a volte L. quindi ci sono i raddoppiamenti, a volte E non a ci volte sono. no, non ci Quindi è sono. giusto questo, insomma. Certo. Ecco, vediamo questo. Addio Magras, oh che dolori, terza sorgente dei miei amori. Addio ancora agli impiegati e specialmente all'aggiunto Prati. Ai nonesi, po', volgo l'addio, saria vergogna lacchiarli in drio. Vi raccomandi per vos buon fin, de non mesdar l'acqua col Col vin. vim, mesdar, bello. Sentiamo la traduzione. Addio Magras, oh che dolori, terza zona dei miei amori, probabilmente Che godi aveva una qualche qualche morosa. morosota, morosota. Addio agli impiegati e specialmente all'aggiunto Prati, questo qui non si sa chi È un sia, personaggio, probabilmente qualche probabilmente impiegato impiegato, comunale, certo. ecco. Ai nonesi poi,
Voglio Quindi dire il addio solandro che lancia un saluto ai anche ai nonesi. nonesi, gentilmente, Certo. correttamente. Ai nonesi, poi, voglio dire addio, sarebbe vergogna lasciarli da parte. Certo. Vi raccomando, per il vostro buon fine, di non mescolare l'acqua col Ecco, vino. mesdar, bello questo qua, mesdar sta per mescolare. Chiudiamo con Amatevi un'ultima. tutti proprio di cuore, come la ruggine, ecco, come la ruggine fissa sul ferro. Restate lontani da tutti i guai, e specialmente dai Dai tribunali. tribunali. Dunque, amatevi tutti proprio di cuore, come la ruggine fissata sul ferro. Restate lontano da tutti i guai, e specialmente dai tribunali. Anzi, vardaven da quel gran caos. Par 3 lire et poina giurare il Faust. Guardatevi bene da quella grande Confusione. confusione che per 3 monete Lire per tre vi monete. fa giurare il falso. Ho capito. Ecco, mi piaceva questa come, ecco, amave tutti propri de quer, come la ruggine fissa sul Fissata fer. sul Come ferro. è bella sta De immagine quer, non è quer, sì, de quer. de quer, Con l'umlaut tedesco. ecco. Ah, ho capito. Quindi invece che i due puntini voi è stato messo un Stato accento messo quel aperto. quer lì. Quer. Ecco, Ecco, ma sì. poi mi piaceva l'immagine come la ruggine fissa sul ferro. Ma io direi che a questo Sì, punto possiamo. Ecco, certo. voi avete sentito quindi naturalmente le strofe che Marco Valenti ha letto, le vedete scorrere in sovraimpressione, quindi potete anche voi leggere e naturalmente confrontare il nostro dialetto altogardesano con quello solano. A proposito di confronto, vi propongo alcune parole dialettali dell'Alto Garda con le rispettive della Val di Sole. Sì, naturalmente sulla sinistra trovate la parola italiana, poi la traduzione in dialetto altogardesano e quindi in quello solandro. Partiamo da andare indietro, nar endré. Pensate un po', Val di Sole, serucar. Burlone, burlom per noi qui dell'Alto Garda. Balotin per quelli della Val de Sole, per i Maledi, quelli di Malé. Campana, campana, ciampana. Chiave diventa ciave qui da noi, ciaf diventa in Val di Sole. Falce, falz, fauc. Fame, fam, lupia. A Malé in Val di Sole, luppa, berza. Il fango per noi è la palta, per i maledi è la pauta. La fitta, rosa, ecco, in Val di Sole diventa la lecce, quindi non lec, lecce, con la c dolce. Mescolare, beh, mescolar, mesdar, in Val di Sole. Morbido soffice è molesim, ecco, in Val di Sole molesin, con la n. Ecco, attenzione, nessuno, nessum o nissum, in Val di Sole negun o enciuni, beh questa qua è proprio bella, enciuni, nessuno, nessuni, in dialetto nessuni, enciuni. Rosicchiare, rosegar, rosgar, sciocco, tetom, tet, solletico, è la gatizzola, invece in Val di Sole è gaticciola. Spingere, spenzer, spenger. Steccato, stupaia, strupaia. E chiudiamo con questo bel termine, sterco, scusate il termine, ma è dialetto, merda, che diventa in Val di Sole merda, quindi vedete merda è qui, merda è anche in Val di Sole, oppure anche, sentite che bello questo, ancispa. Quindi mi raccomando, non andate in giro a dire ancispa, che se c'è qualche della Val di Sole, insomma, ci rimane piuttosto male. Ecco. Bene, io direi che a questo punto siamo arrivati proprio alla fine della nostra puntata. Vedete, una puntata fuori del comune, fuori dell'ordinario. Siamo arrivati a Malé, ospite del maestro Marco Valenti, che ringrazio veramente per Ma questa ci sua mancherebbe, ma ci ospitalità, mancherebbe, grazie a voi, partecipazione alla nostra grazie a voi. trasmissione. Con lui abbiamo visto le differenze fra il nostro dialetto e quel della Val de Sol, dei Solandri, dei Maledi, che sono gli abitanti di Malé, perché ho chiesto in giro, ma
Pochi di Malea, a dire la verità, sapevano il significato, cioè sapevano come si chiamano gli abitanti di Malea. Lui me l'ha saputo dire, sono i Maledi o anche i Magnalampade. I Magnalampade, per una storia che adesso non sto qui a dire. I Magnalampade, quindi sì. Sappiate che si dice Malea. Sono i Magnalampade, ma non penso che sia il caso di non dirlo in giro, no, perché magari no. Qualcuno si offende. Che ne pensi a male. I Magnalampade. Quindi, grazie di nuovo a Marco Valenti, grazie a voi che ci avete ascoltato, avete avuto la solita pazienza per ascoltarci e vederci, e naturalmente vi aspetto alla prossima puntata, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie di nuovo, grazie e arrivederci. A voi. Grazie.